Ieri la professoressa Bianco, che insegna italiano al carcere di Nisida, ha detto: baby gang, termine eccessivo e pericoloso, basta con emergenze e grandi titoli sui giornali. Forse sei un po' esagerato. Ma guardi, sono molto d'accordo con questa analisi. Insomma, io un po' sono tornato indietro con la memoria di quando ero ragazzino e a me è capitato di essere stato da ragazzino circondato da baby gang. Parliamo degli anni 77, 78, 79, 80. Mi sono andato a vedere le rassegne stampa di questi anni e il tema della violenza è un tema che c'è sempre stato. Semmai, se uno vuole fare un salto in avanti, dobbiamo anche qui fare rete. E quindi mi sono offerto ancora una volta di svolgere un ruolo di coordinamento anche nei confronti di istituzioni che, come dire, su questo tema sono diverse dal Comune di Napoli. Sicuramente ritengo che non sia un'emergenza, sicuramente, ecco, sarebbe utile magari investigare se c'è qualche novità in questo fenomeno, e probabilmente qualche elemento di novità ci sta sicuramente. Trovo molto grave che si parli non solo di emergenza, ma soprattutto emergenza Napoli, perché se noi vediamo la statistica delle baby gang e degli episodi di violenza inauditi, come persone morte perché date a fuoco o stupri o altre iniziative, potrei fare un elenco infinito, non risulta che si sia parlato di emergenza di questa città o piuttosto di quell'altra. E poi attenzione, perché l'abbiamo detto più volte in comitato, c'è comunque un effetto emulativo. Attenzione a non dare potenza a chi a fenomeni di cui bisogna investigarne le cause, ma che tutto bisogna fare tranne che dargli una patente di potenza e, come dire, in qualche modo di imbattibilità. Quindi trovo molto utile che su questo ci sia il coinvolgimento delle scuole, dei mezzi di informazione, del mondo della cultura, di tutte le istituzioni, ma anche io ho notato chiaramente una amplificazione eccessiva che sicuramente non aiuta. Invece noi preferiamo lavorare molto sul territorio, lo stiamo facendo anche in questi giorni, ma ahimè temo che questo sarà un tema da campagna elettorale come gli altri di cui abbiamo parlato finora, prose l'invasione della razza bianca e così delle baby gang. Invece vorrei sottolineare, e chiudo, che l'attività che è stata messa in campo anche per individuare i responsabili è stata un'attività importante, anche grazie al lavoro che è stato fatto in questi mesi. Dico solo una cosa, perché ne abbiamo parlato diverse volte: se non ci fosse stato lo sforzo istituzionale di grande cooperazione nell'implementare la videosorveglianza della nostra città, probabilmente gli episodi che hanno coinvolto Arturo e Gaetano non avrebbero trovato l'individuazione dei responsabili. Quindi si sta facendo un lavoro importante in città e i risultati si vedranno sempre di più.